Siamo quelli che abbiamo sempre rinunciato a candidare pagandone il dazio, attenzione, perché molti dei risultati elettorali non soddisfacenti sono dovuti al fatto che non abbiamo mai imbarcato a chiappavoti. Conte, in nome della legalità e della trasparenza, ritira i suoi consiglieri dalla maggioranza e il suo assessore dalla giunta Emiliano. Ah, ecco, perfetto. Avrà capito che c'è qualcosa sotto, forse. Una settimana dopo aver annullato le primarie, Giuseppe Conte torna a Bari scossa dall'ennesimo scandalo politico e fa saltare il campo largo. È il momento di fare pulizia, di fare tabula rasa. Oggi a Bari, qui in Puglia, vediamo dilagare purtroppo le erbacce anche della cattiva politica e dobbiamo estirparle. La prima cosa è ritirare i suoi dalla maggioranza. Rinunciamo ai ruoli di governo, lasciamo i nostri posti in giunta, rimettiamo tutte le deleghe. Crediamo sia l'unico modo oggi per dare una forte scossa e un forte segnale. Loro parlano di trasparenza, di legalità. Loro dice 5 Stelle. 5 Stelle, esattamente. Sì, sì. È scettico? Ma io sono sempre stato scettico. Il terremoto politico è in atto. In giornata il capogruppo PD alla regione indagato si dimette. Sinistra Italiana chiede a Emiliano di azzerare la giunta. Elly Schlein si dice irritata e chiede un netto cambio di fase. Il sistema Emiliano sta scricchiolando? Ma chiamarlo sistema credo che sia ingeneroso. Conte in realtà ritira assessore e consiglieri, ma non interrompe il dialogo. È un passo indietro, ma assolutamente con predisposizione fattiva a dare un contributo positivo. Quindi non è una rottura, insomma, voi non la interpretate così? Io non l'ho interpretata così. Mi pare che nel linguaggio della politica sia stato un tendere la mano. Allora, partiamo.